Dal momento che parlo di ringraziamenti mi sembra doveroso dover ringraziare il nostro impresario, il maestro Benito Viola, il quale con la sua favolosa emittente televisiva Televiola, che riscuote sempre successo, diciamo che merita un grossissimo applauso. Glielo facciamo tutti quanti, ma questo deve essere forte, fortissimo, lo voglio sentire. E come dicevo prima, il maestro Alessio. Il primo te lo voglio dare sulla punta del naso, per dirti ti amo, per dirti ti amo. Col prossimo voglio morderti le labbra, vedrai che tanto male non farà. E il terzo poi, dove te lo do, dove te lo do? Indovina un po', dove te lo do? Lo voglio dare con sentimento, per darti un brivido. E di fatto direi, quanto bello gli occhi, e lei mi dice facci souvenir, con quella faccina che come fa a dirgli di no? Ve lo posso dire di no? No! E allora bisogna fargli il souvenir, va bene. Allora per la famiglia d'amico e per il nostro grande impresario Benito Viola, per tutto il popolo, quello è il primo, e ringraziamo anche coloro che sono tanti, in su e in giù, con le macchine e che insegni fermati. Già. Sì, appunto, ora andava a non pochi pigliare. Via. Sì, ma i pecore ora si allontanano. Sì, dopo... Niente da fare, non possiamo lavorare così benissimo. Ma è inutile che giriamo la cosa ferma. Fai con la mano.
Antonio? Sì. Ciao Antonio, dov'è Rosalia? Sta qua, Rosalia. Ciao, ciao. Io continuo sempre a venire qui, perché non lo posso dimenticare mai. Scusa, c'è il nostro padre che si non vuole, no? Che allora c'è Vito che... Capisco, c'è Paolo, il solito. Ma io dico una cosa, che cosa se ne fa Rosalia di un uomo che almeno che ha 55-60 anni? Io non lo so perché, cosa c'è? Non lo so, Tu Antonio, mi devi aiutare. Certo. Mi devi aiutare perché io senza Rosalia, sai che la mia vita è niente. Quindi io, in un modo o nell'altro, devo sposare Rosalia. Rosalia. È nostro padre che ci impone di... C'è Paolo che... Sì. Che per ricatta si manda via delle terre. Sì. Quel disgraziato. Ma in un modo o nell'altro me lo devi pagare questo. Dov'è Rosalia? Devo parlare con... Sì, là. Rosalia! Rosalia! C'è Vito! Sì, ho Vito, è venuto. Vai. Io mi provo. Ciao, Rosalia. Vito, che ci fai qui? Stai bene? Sì, bene. Tu? Io di salute sto bene, ma sono triste, però. Perché? Lo sai perché. Tu sei contenta. Di cosa? Di sposare Paolo. Ma lo sai che non sono contenta. Dobbiamo fare qualcosa, Rosalia. Cosa si può fare? Non si può fare niente. Ci deve aiutare Antonio, tuo fratello. Antonio, tu ci aiuti? Sì. Hai capito? Non deve vincere Paolo perché fa dei ricatti, perché vuole mandare via ci delle terre. Ci ricatta di mandarci via dalle terre. Rimaniamo senza casa. Senza casa. E per questo tu sposi Paolo? Per questo sono costretta a farlo, per i miei genitori. Soprattutto per mia madre che è vecchia e non se la sentirebbe di ricominciare tutto da capo. Comunque stai tranquilla che non gliela do vinta a Paolo, In un modo o dell'altro. Naturalmente non voglio che avrete danni, che andate via dalla sua terra. E come si fa? Ascolta, Rosalia, noi dobbiamo fare una cosa. Se tu sarai d'accordo, e tuo fratello, perché è un bravo ragazzo, deve fare una cosa. Tu, in questi giorni, vai con una scusa in chiesa, all'uscita della messa. Io farò finta di rapire. Mi rapisci? Sì. Facciamo finta che sia contro la tua volontà. Sei arrivato a questo? Sì, sono arrivato a questo. Non voglio che ti diano colpi a te, capito? E poi tutto si aggiusterà. Tu devi, c'è la messa, che sia alle 9:30, vai in chiesa e io aspetto fuori. Di mattina? Sì, di mattina. Alle 9:30, quindi io ti do una spintone di metterti nella macchina e tu fai finta di gridare. Finta, capito? Dopodiché che tu sei fuggita, voglio vedere Paolo come reagisce, anche tuo padre che è d'accordo con lui. Mio padre vuole per forza che io sposi Paolo. Io, una volta che tu hai fuggito con me, capito, Paolo, che cosa farà? Non penso più che le può scacciare delle terre, perché dopo... Io penso che ci cacci via, invece. Vabbè, ma non penso che lo farai. Io devo sposarlo, Vito, devo, perché se no quello ci caccia, come Rosalia, si fa? Rosalia, se tu non ce l'hai la collaborazione, è inutile. Poi se tu ami Paolo, sposalo pure. No, lo amo, io amo te, lo sai benissimo. E allora, se veramente tu mi ami, devi fare quello che ti dico io. Domenica, alle 9:30 vai in chiesa, io ti aspetto fuori. E funzionerà bene questa trappoletta. E poi cosa succederà? Poi cosa succederà? Succederà che Paolo, una volta che tu sei fuggita con me, cosa fa? Non ti vuole più, naturalmente. E allora cosa facciamo? Ci sposeremo. Vado, e poi riprenderemo la conversazione che poi... Sì, sì. Lei sa già quello come deve rispondere. Va bene. E poi finisci. Allora... Io ve lascio solo che ho un po' da fare. Grazie Antonio, certo, grazie vai. Della tua collaborazione, ti ringrazio. Allora hai capito, Rosalia, questa è l'unica cosa che devi fare, altrimenti non ci sposeremo mai. Dobbiamo farlo per forza. Sai che se io ti perdo, per me la vita è più... Neanche più per me la vita avrebbe senso. Benissimo, allora fai
Fai come ti dico io. Sai, ogni giorno che passa, un giorno che ne manchi per me, mi sembrano mille anni. Anche per me. Ti sei fatta veramente bella. Ogni perché prima ero brutta. Io lavoro in ufficio e i giorni per me sono molto tristi. Deve andare in alto, così guardi in verso me. Allora, Gianna, guarda lui. Sei sempre bella. Ti farò la donna più felice del mondo. E io ti farò l'uomo più felice del mondo. Dobbiamo mandare fuori Paolo ad ogni costo. Allora Gianna, io vado via. Ti penserò sempre. Ci vediamo alle 9:30 all'uscita della chiesa. All'uscita della chiesa. Ciao. Ciao. Ora Rosalia, io vado via. Vito, però mi raccomando, stai attento perché ho paura di perderti. Ho paura che Paolo si vendichi. Stai tranquilla, me la caverò molto bene. Ho paura anche di mio padre, perché vuole che lo sposi per forza. Cerca di stare attento. Al presto, ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao Rosalia. Ciao, tesoro, ciao. Ciao. Rosalia, perché piangi, figlia mia? Che è successo? Rosalia, perché piangi? Rosalia, che è successo, figlia mia? Perché piangi? Dimmela a me, dilla alla mamma, dilla, non piangi, dì. Che è venuto qualcuno? Dì. No. Come no? Dilla, niente, dai. Niente. Dai, parla. Non è successo niente. Ti può convidare con tua madre, ti posso invitare. È venuto Vito. E cosa ha detto? Cosa ha detto? Dì. Io lo amo, non voglio sposare Paolo, voglio sposare Vito. E chi lo sei da tuo padre? Non sai come. A me non mi interessa niente, io voglio sposare Vito. E poi dove andiamo a finire? Fuori? Ah, cacciano poi ci caccia, Hai visto? Come io lo faccio per te che ti voglio bene, ma io voglio sposare Vito. Vediamo cosa posso fare. Vediamo. Ma a Vito veramente lo vuoi bene? Sì. Come si fa? Vediamo quello che possiamo fare. E tuo padre che si deve dire? Buona signora, buona, non ci faccio via. Com'è, ma quale ci faccio via da qua? Lo sai? Buona, dopo sa che Dio vuole questa città. Ma io Paolo non la voglio sposare, è vecchio. Amo Vito io. E non già di te, vediamo cosa vediamo possiamo fare. Vediamo cosa sì. Calma, hai capito? Non devi sperare. Senti figlia mia, tutti quei soldi che abbiamo speso per far studiare, adesso cosa fa? Vuoi andare una contadina? Tu hai ragione, ma io lo amo. E lo amo, sì, e poi che facciamo? Non vuoi ripensarci ancora. Ma che devi ripensarci? Non devo ripensarci proprio niente, ormai sono convinta. Sto perduta io, povera me, tuo padre. Quella mi marcerà a me, senz'altro. Se la prenderà con me. Signora, che lo vuole dire che facite voi. Non ce la faccio mai più. Quanto me, mai più, quanto me. Non ce la faccio più. Come dobbiamo fare? Vediamo. Vediamo. Tu sei il fratello maggiore, devi fare qualcosa. Aggiustiamo le cose, vediamo. Lo so, ma io ho paura di tuo padre, ho paura, tanta paura. Vediamo di fare qualcosa. Ma, vabbè, allora vediamo. Perché piangi? Perché piangi? Sono disperata, non ce la faccio più. Non so più cosa fare. Come siamo rimasto con Vito, interpelleremo Paolo. Tu dici? Rosalia, ciao. Tu qui? Lo accetti questa? No. Perché no? Come, ti ho detto già sul treno che non dovevi più insistere, tu sei venuto un'altra volta. Sì, te l'ho detto. Continuerò sempre a corteggiarti perché
non riesco a toglierne proprio di lei. E io te l'ho già detto, sono già fidanzata. Ti prego, Rosalia, accetta. Va bene, l'accetto. C'è tuo padre? Sì, ci sono i miei genitori dentro. Ho capito. Rosalia, te l'ho detto che tu a Paolo non lo ami, lo so io. Ma tu che cosa ne sai? Che vuoi sapere? No, Rosalia, sei contenta delle mie visite? No. No, perché sei sempre la Rosalia capricciosa e dispettosa. Ma si può sapere che vuoi da me? E tu forse dici che io faccio l'investigatore, ma sai da quanto tempo è che ti sto seguendo? Da quanto? Da circa un anno. Da circa un anno? Da circa un anno. E chi te lo fa fare? E lo faccio, non penso di perdere tempo. Perché te l'ho detto, tu Paolo non lo vuoi bene. Ma tu che ne sai? Che te ne importa? Che te ne frega? Ma importa, dai, non mentire, perché so che tu vuoi bene a me. No. Te lo leggo negli occhi. Me lo leggi negli occhi? Sì, sì. Ma mo sei anche uno zinga a volte che l'investigatore privato. Esatto. Ah, sì. E adesso me ne vado e ricordare che tornerò. Tornerò. Quando torno, la prossima volta, mi deve dare un bacio. Io un bacio a te? Sì. O se poi sei matto. Se preferisce darmelo adesso, è meglio. Ti dà uno schiaffo. Non ci credo. E io te lo do. Ah, è questo, brava. Comunque più aggressiva sei, più mi piace. Sì? Sì, sì. E tu a me non piaci. Benissimo. Mi sei antipaticissimo. Ti sono antipatico? Sì. Vedremo. Vedremo la fine di Rosalia, come va a finire. Se sposerai Paolo oppure sposerai me. Sposerò Paolo. Adesso vado perché... Sposerò Paolo perché è ricco. Perché è ricco? Allora matrimonio per interesse fai? Non te ne importa. Ah, non me ne importa. Tu so soltanto una cosa, che sei ricattata di quel cretino. Ma prima o poi lo prenderò, gli do una lezione. Ma che sai? Che lezione hai tu? Che fai tu? Tu non fai proprio niente. No? No. Allora lo vuoi bene? No, non sono fatti che ti interessa. No, voglio chiedere, perché se tu ami uno, lo devi dire. Tu lo vuoi bene? Non la voglio. Non la vuoi? No. Buttala per terra. Quindi mi hai respinto? Sì. Ci proverò a tornare, Rosalia. Ricordi che mi hai dato uno schiaffo. Ne vuoi un altro? No, solamente ti dico una cosa. Tu mi hai dato uno schiaffo, ma io ti devo dare due baci la prossima volta. Che baci? Che gli dai i baci? Ciao, ciao Rosalia, ciao, ciao. Ci vediamo, Vabbè, basta.
Signorina, c'è un posto per sedermi? Sì, prego. Grazie. Di niente. Posso farci un complimento? Anzi, voglio offrire una sigaretta. Non mi accetta? No, grazie, non fumo. Posso chiedere dove va? A Gioia Tauro. Anch'io scendo a Gioia Tauro. Peccato che il viaggio non è più lungo. Così potrei fare la corte meglio. No, grazie, non desidero nessuna corte da lei. Lei è molto bella. Lei mi sta importunando. Beh, comunque voglio dirci una cosa. Io da 2 anni che seguo e la corteggio, forse non te ne sei accorta, però... 2 anni? Ma cos'è, un investigatore privato? Lo faccio perché lei non si è accorta, però la amo veramente. Ah, mi ama? Sì. Così tanto? È bella. Sì. So che si chiama Rosalia. Ah, sa tutto di me. So che c'ha 21 anni e so che è fidanzata con un vecchio, si chiama Paolo. Ah, vecchio, e lei cosa ne sa? Si chiama anche Paolo. Sì, Paolo, è ricco. E poi, matrimonio non per amore, ma per soldi. Insomma, lo sa che lei mi sta proprio importunando? Non la sto importunando, la sto soltanto corteggiando. Lei è molto bella, mi piace. E io non accetto la sua corte, va bene? Non l'accetta. Domani verrò a chiedere la sua mano da suo padre. Ma insomma, la smetta per favore, che mano in mano? Ma che vuole? Ma insomma, lei fa finta di recitare, lo so che gli piaccio. Tu piaci a me, ma sì. Per piacere, ma non dire cavolate, che piaci, non mi piaci proprio. Sono veramente il tuo tipo. Il mio tipo? Sì. Ma che tipo? Per niente, il contrario del mio tipo. Tutte le donne fanno così, chi disprezza compra. Ma si dà il caso che io non sto disprezzando, sto solamente dicendo che non è il mio tipo. Ma vediamo, io voglio provarci, voglio vedere fino a che punto posso arrivare. A che punto arrivare? A nessun punto. Ma insomma, basta, eh? Rosalia, non basta, mi piace. E lei no, a me. E soprattutto ti devo dire una cosa. Ah, mi dà del tu? Sì, ti do del tu. Perché... Mi sta facendo proprio divertire. Da divertire? Io ti posso dire solamente che sei una bella donna e non ti lascio andare tra le braccia di quell'uomo, Paolo. Ma che vuole da questo Paolo e da me lei, eh? Che voglio? Ma basta, per piacere, mi ha scocciata. Sei bella, Rosalia. Soprattutto mi piacciono le tue abbigliamenti che porti. Ci possiamo vedere domani? Ah, uffa, non la smette proprio, non ci vediamo proprio per niente. Ti voglio offrire una cena. No, la cena la offre a qualche altra. Beh, non mi dirai che... Ma basta, per piacere, la smetta. Guarda un po', le donne come sono. Poi a un certo punto... E gli uomini come sono, invadenti al massimo. Sembrano che rifiutano tutto e poi da un tratto dicono ti amo, ti voglio bene. Ma che ti amo, ti voglio bene, io non glielo dirò mai e poi mai. Sente, se io ti darei un bacio cosa fareste? La prenderei a schiaffi, hai capito? Non ci credo mica. Tu vuoi essere baciata. Hai bisogno di un uomo veramente che ti bacia e che... Ma che bacia e bacia, ma che dice? Lei è tutto scemo. Che ti dà soprattutto soddisfazione, perché quel vecchiaccio... Ma che vecchiaccio? Sarà lei vecchiaccio. Di Paolo, cosa te ne fai? Ti metti i soldi su... Altrimenti non c'è più niente, non ti dà soddisfazioni. Ma questi non sono affari che la riguardano, se non sbaglio. Dai, che tuo padre te lo fa sposare solamente per i soldi, tu non lo vuoi bene. Ma un giorno riuscirò a conquistarti, ti darò la risposta. Lei non conquista proprio niente, lei è tutto matto. Se pensa di conquistarmi perché io amo Paolo.
Ha capito finalmente che deve smetterla di importunarmi? Beh, siamo quasi arrivati a Gioia Tauro. Peccato. Finalmente, si arriva così non la vedo più. Non ci credo. Io sì. Tu vorresti che il viaggio fosse ancora più lungo. Capito? Avanti. Ma come si permette, deficiente? Cosa hai fatto? Bene. Se ne è meritato, ne vuole un altro? Hai dato uno schiaffone, però, sai, le schiaffe delle donne sono molto... Spero di averle fatto male così da smetterla di importunarmi e vada via adesso. No, non mi hai fatto male. Soprattutto... Lei è deficiente! Adesso che hai dato queste schiaffe, sei contenta? Mi piace ancora di più, Rosalia. Sì, sono contenta. E mi piace perché sei aggressiva, sei veramente bella. Così mi piacciono le donne. Ma per piacere. Dai che ci sono quasi arrivato a conquistarti. Ma chi deve conquistare? Lei non conquista. Io ci scommetterei una cena. Ma che scommette una cena? Manco un pranzo. Una colazione. Che tu a quest'ora, se non fossimo perché siamo sul treno... Ma che deve fare? Vorresti essere tra le braccia mie, dai. Che ne dici? Io tra le braccia sue, ma mi faccia ridere. Senti. Ma va. Ma che dice? Accetta la... Ma se ne vada, per piacere. Va bene, io me ne vado. Verrò a trovarti, no, Rosalia. No, io non guardi che... Vorrei due ali d'aliante per volare sempre più distante. E una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Un grande letto, sai, di quelli che non si usano più. Un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po'. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare in disparte a sognare, non stare a pensare più appena. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo per menà. Con gli occhi pieni di vento non ci si accorge dov'è il sentimento. Tra i nostri rami intrecciati troppi inverni sono già passati. Io vorrei defilarmi per i fatti miei. Io saprei riposarmi ma tu non cercarmi mai più. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle e guardare le stelle e avere più tempo per me. Chi sono? Posso indovinare? Vediamo se indovini. Vito. Come hai fatto a indovinare così pure? Ciao. Il tuo profumo. Come stai? Bene, tu? E cosa stai facendo?
Sto tagliando, ti ce ne regalo anche. Grazie. Mi stavo tagliando. Molto gentile. Quindi come vedi io ti trovo dappertutto. Tu sei troppo insistente, questo te lo do in testa. Te l'ho detto, ti ricordo sul treno cosa ti ho detto. Ti seguirò fino in capo al mondo. E cosa mi racconti di te? Tuo padre? Mio padre che cosa? Tuo padre cosa va? Ancora continua a farti sposare Paolo? È logico. Ma tu che cosa ne vuoi sapere? Che vuoi? Che cosa sei entrato nella mia vita? Che vuoi? Perché ti voglio bene. E io no. E tu no? E io no. Tu sei Rosalia, capricciosa e dispettosa. Sì, e tu che cosa sei? Vedi, dito, scemo, deficiente. Dice? Però ti amo. E io no, già mi ami. Certo che ti amo. Un momento all'altro diventerai mia moglie. Io moglie sì, tua. Sì. So perché a Paolo non lo vuoi bene. Ma con piacere. Non lo vuoi bene, Paolo. Tu le mani. No, ma è il vizio sempre di te la schiaffi, eh? Rosalia dispettosa. Non vuoi un altro? Sì. No, vuoi un altro? No. Senti, voglio solamente che apprezzi la mia venuta qui. Io non l'apprezzo. Ho fatto tanta strada per venire qua. Sei molto gentile, ma non l'apprezzo. Non l'apprezzo. Ti ho regalato questi fiori? Se me l'hai regalati, ho un buon senso. Come se fossero fiori per un morto. Non per un morto, ma come sono fiori di un amore. Hai un mosterino. Un mosterino. Allora, molto caro, ma non apprezzo la tua venuta. Non apprezzo la venuta. Va bene, io comunque sono venuto lo stesso. E ti ripeto ancora 100, 1000 una volta, perché ti amo. E io non è. E va bene, ti convincerò col tempo. Ah, col tempo, adesso, se sono lavoro se sono grande, se sono stile poi grande. Benissimo, adesso tuo padre dov'è? Mio padre è al lavoro. È al lavoro. Infatti sento rumore di trattori qui. E qui in campagna? Sì. E devo andare via? Devi andare via perché se ti scopre ti mena. Va bene, grazie di fiori. Ecco. Sono veramente graditissimo. Va bene. Ciao Rosalia. Ciao. Ciao Vito. Ciao, ciao, ciao. Non voglio mica la... Che bella Rosalia. Sta girando? Sì. La bocca già. Mi risiro duro
cannoni, fui curioso e ci fossi spiare, e da me rispondio con gran dolore, morire senza tocco di campani. Rosalia bella, cosa fai, eh? Stai pulendo i panni? Sono venuto a trovarti. Non riesco mai a stare solo. Non riesco a mangiare, dormire, niente. Mi hai scioccato, mi hai stregato. Allora, Rosalia è bella. Al più presto ti porterò all'altare. Ci sposeremo. E ti porterò in Sicilia, sì. Ti porterò in Sicilia. E così faremo un bel viaggio di nozze. Allora, i tuoi fratelli sono contenti? No, vero? Tuo padre fanno i mafiosi, eh? Ma io presto ti sposerò. Io non riesco più a dormire, non faccio niente più. Vorrei tanto fare l'amore con te, Rosalia. Lo so, non è possibile, perché i tuoi fratelli sono mafiosi e deve arrivare all'altare casta e pura. Ma io ho la pazienza di aspettare, eh? Tesoro, ti voglio bene, sai. Voglio dedicarti una poesia. Guarda il mare quanto è grande. Se il mare diventasse tutto inchiostro e il cielo diventasse un foglio, non basterebbe bene scriverti il bene che io ti voglio. Io scrivo sulla sabbia, passa il vento e la cancella, non ti dico addio perché sei la mia bella. Vederti non posso, salutarti nemmeno, ti mando un saluto col fischio del treno. Ama chi ti ama, non amare chi ti sfuggi. Chi per te si distruggi. Ti sono piaciute, tesoro? Ah, non vedo l'ora di sposarti e di andare a far l'amore. Rosalia, tu mi hai stregata. Il momento che ti ho incontrata alla stazione non ho più pace. Niente, non riesco a far niente più. Adesso fuggiremo via, scappiamo via e così vedrai che ci sposeremo. Rosalia, non parli, non rispondi, eh? Dammi un bacio. Ecco, allora ci vediamo al più presto, Rosalia.
Allora, come va? Va tutto bene? E a te va bene? Ti trovo sempre bella, affascinante. Anche tu sei tanto chiaro. Proprio lì nel mare tu sembri proprio un raggio di sole, te l'ho detto sempre, te lo ripeto. E allora dimmi, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. E Paolo? E Paolo purtroppo lo vedo sempre, viene sempre in casa mia. E tu cosa dici? Io non lo so, ma che parte insiste? Insiste? Certo. Va bene, comunque adesso è tutto quasi passato perché farò un bel discorso a tuo padre, se mi accetterà. Pensi di presentarmi da tuo padre? Io dico di no, è meglio di no. Meglio di no. E allora facciamo una cosa, se accetta. Domani. Domani tu devi andare in chiesa, fai una scusa in messa. O all'uscita della chiesa io farò finta di rapire. Va bene. Rapisci? Farò finta di rapire. E ce ne scappiamo insieme? Certo, faccio finta. Così loro pensano che sia una cosa vera, in modo che loro non ti possano fare del male. Hai capito? Bravo. Allora, è così, e poi l'ho studiata così. E così Paolo vediamo come reagisce dopo che tu fuggirai via. Una volta che sei via, Paolo si ritira e non mi farà più recarti. Questo certo. A te, come sei bella. Tu sei la stella, per me la cosa, ogni giorno che passa, sale. Paolo, e questo tu qui che ci fai? Paolo, che ci passa? Che cosa fai tu? Ma niente, siamo come amici, è? Stiamo parlando. Perché? Stiamo lì, stiamo parlando, perché c'è l'altro. No, però ci sono tante parole per dire che non erano troppo belle, io vanno a dirle. Questo sarebbe Paolo. Il mio fidanzato. Ecco. No, il mio fidanzato. Ah, il tuo fidanzato. Vi dovete sposare? Sì. Tu lo sposi? Ma perché? Sì. E allora perché stai con me qui? Non lo so. No, perché lei è andato per dire come chiede di disturbare la mia fidanzata, se per caso. Beh, lo sta a me. Se lei... Non mi ha disturbata. No, siete tutti due arrivati. E vedi, lui veniva. Tu eri fermo qui. Ma guarda che si tratta di un equivoco. Come? Si tratta di un piacevole equivoco. No. No? No. Comunque qui. Comunque come qui, se deve strapulire? Se deve questa strapulire questa perché Rosalia non ti ha mai amato. E perché è come amata, Vito? Rispondi, hai paura? Ho capito. Lascia pace la mia ragazza, va bene? Lo sta bene, lo domanda a lei. La tua ragazza, mio padre ti ha promesso per me, ma io la voglio bene. Ti amo. E la sposo. Va bene, non l'hai detto a me, perché non l'hai detto a tuo padre? Ma senti una cosa, mi fai schifo! Sì? Sì. Va bene, comunque allora la lasci. Perché la lasci? Perché le sì. Se lei non ci sta, perché la devo lasciare? Non e allora se vede. Perché la devo lasciare? E allora se vede per trovo filo, allora sua risposta. La risposta? Va bene, sì. E dopo lui si deve ritirare. Senti ancora Paolo, la sentire. Io amo Vito. Ami Vito? Sì. Va bene. Io amo te. E io no. E io sì. E io no. Va bene, io respiro a Vito. Vediamo come ti prendo. Ah, che respirare. Sì, di Vito? Sì. Ma che sfidi tu? Come? Ma vai, andiamo, valore, andiamo, vai. Andiamo a parlare. Ma leva le mani e cammina. Andiamo a parlare. No, caccia le mani da morte. Ma è un vigliacco. Ma è un vigliacco, dopo parlo io. Andiamo qua. Vediamo, no, lascia, adesso dai, vengo subito. Vediamo cosa vuole qui. E allora? A disposizione. Andiamo. Ma cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Adesso che vi faccio vedere? La devi dimenticare, capito? No! Se io le dico. La devi lasciare perdere. Non è vero. Non è fatta no. Per te, Rosalia. Non è per voi. Non è per te. Ma ce ne è per me. Non ti ha mai amato. È per me, Rosalia. È per me. È per me.
Dico io che la dimenticherai per sempre. No! Io no! Dimenticherai? Io no! Sei sempre nel mio cuore! No! La Rosalia, sì! Non è per te! Per me! No! Ora basta! Rosalia non ti ha mai amata! Mi ha amato sempre! E sempre mi amerà! Ricordati che Rosalia è mia! È mia! A parte... Ciao amore, Rosalia, ascolta, fuori c'è la macchina che è pronta. Tu quando scenderai le gradinate deve gridare, strillare, piangendo, fai come se fosse un rapimento vero, altrimenti amore non sarà mai mia moglie. Dobbiamo fuggire via perché Paolo ci dà molto fastidio. Solo in questo modo diventerai mia moglie. Rosalia, avanti, non fare quella faccia. Deve mettercela tutta. Deve fare finta come se fosse che giro un film. Gridare, piangere. Perché fuori è pieno di persone. C'è tanta gente. E allora deve fare questa messa scena. Io ti do una spinta e ti sbatterò dentro la macchina. E tu piangi, grida come se fosse vero. Rosalia, avanti, coraggio. Dobbiamo fare questo per poterci sposare. Dai, adesso, Rosalia. Ogni minuto che passa è prezioso. Adesso c'è tanta gente. Dai, sbrigati. Dai, Rosalia, bene. Adesso ti metti a gridare.
Senti, sì. Aiuto, aiuto, aiuto! Ah! Presto, presto, andiamo! Dai Giovanni. Allora il 15 settembre ti sposiamo, eh? Il 15 settembre? Sì. Va bene Paolo, come vuoi tu? E come voglio io, però dobbiamo sposare, saranno due. Senza la bastarda, perché quella non la vuole. No, questo no, non puoi dirlo. Il sangue del mio sangue non lo devi. E non è il sangue del tuo non sangue, ma non è il mio sangue. È se vuoi sangue che mio. Ti sposiamo con me, allora quella sta bastarda io non la voglio. Va bene? È cattivo, è vero? Diglielo che è cattivo. Tu sei cattivo. Paola. Io voglio il bene al mio papà e alla mia mamma. E qui è tuo papà. Non puoi privarmi del mio sangue. E noi, allora non ti posso sposare. Senza la butta. Va bene. Te lo accetto, ma comunque non lo voglio. Perché la voglio questa bambina quando non è il mio sangue? Ma sono d'accordo che non è del tuo sangue. Comunque, allora, mandala via. Mandalo con suo papà che io ti sposo a te. No, questo no. E no, e allora vattene. E allora non ti voglio sposare. E mai... di prima? No, non è di prima. E ora? Per la tua bambina. Non ci riuscirai mai, va guarda. Bene. Io vado a fare. Piange dalla bambina. Non piangere tesoro, non piangere. È cattivo quell'uomo lì, ma non riuscirà mai a separarci. Accompagna. Non piangere. Piangere, ma perché piangere? Dì alla tua amica, perché Paolo piangi? È cattivo. Mi vuole mandar via. Non è vero, non è vero, amore mio, è bugia. È bugia, quello è solo un uomo cattivo. L'ha detto così per farci rabbia, ma non è vero. Non piangere. Venita. Perché piangi? Non piangi, ma guarda che non è vero. Non ti riuscirà a separare da me, io non ti preoccupare. Il mio papà. Il tuo papà l'avrai presto, non ti preoccupare. La bambina. Stai zitta, non piangere perché, tesoro. Perché piangi? Dì alla tua amica perché piangi. Paolo è cattivo. Perché piangi? Non piangere tesoro, che è successo? Io voglio il mio papà. Io voglio il mio papà. Ma certo che viene, non ti preoccupare. È cattivo, lo so, è cattivo, ma non piangere tesoro, non piangere. Non voglio neanche distaccarmi da te. E chi è che ti distacca da me? Ecco la tua amica, vedi, è venuta a trovarti. Perché Paolo è cattivo. E vuole che io mi distacchi da mia mamma. Non è vero, è bugia. L'ha detto così, tanto per dire, ma non è vero. Il tuo papà viene presto. Lo sai? No? No. Certo che viene, non ti preoccupare, tesoro. Perché piangi, Graziella? Io voglio il mio papà. E io presto verrà. Viene presto, non ti Paolo preoccupare. Paolo è cattivo. Ma io non è vero quello papà. Che ha detto. Ecco la sua amica, hai visto? Vieni a trovarti. Paolo è cattivo. Per quello che ti ha detto? Io voglio il mio papà e non voglio neanche distaccarmi da te. E com'è? Ti distacchi da me? Chi è che ti distacca? Non c'è nessuno che possa dividerci tesoro, non ti preoccupare. Yeah.
ricordo. Thank you.
si avesse fatta nata, quella che fatta a me, stomma l'avesse acceso, e voi sapete perché, perché in coppa sta terra, ma ti
meraviglioso. Non si trova già più da te. Mi chiedi che ci sono materi, c'è una scuola. C'è un film, poi ci abbiamo vedi. Thank you.
Ecco, questo è il carcere dove io ho scontato 30 anni di carcere duro. E la mia bella Rosalia veniva a trovarmi. Una stanza da 8 metri quadrati, una stanza fredda e scura, una stanza sporca, lenzuola sporche, la stanza piena di pulci. E in questo carcere ho scontato 30 anni di carcere duro. Avevo solo la compagnia di Rosalia. Veniva a trovarmi, a portarmi le robe pulite, a fare il colloquio, portare notizie del mio processo. Questo è il carcere. Rosalia ogni giovedì veniva a trovarmi. Era l'unica mia speranza. Sì, mi ha rispettato, è stata casta e pura, aspettato fino alla mia uscita dal carcere. Sì, ecco il carcere, un carcere duro. Una stanzetta da 8 metri quadrati. Ho scontato 30 anni di carcere duro col 400, col 41 bis. E con questo codice io non potevo vedere nessuno. Ecco la mia stanza, in questa stanza fredda e scura, una stanza sporca, una stanza da 8 metri quadrati, una stanza sporca, lenzuola sporche, coperte sporche, la stanza piena di pulci. Povero me, ho scontato 30 anni di carcere senza mai vedere nessuno. Soltanto Rosalia era la mia speranza. Solo lei. Un carcere senza aria. Un carcere duro. Ecco, questa è la vita di Vito Gargano. Ho scontato 30 anni di carcere duro per una donna. Una donna ingrata, la mia ex donna. E la bella Rosalia mi portava rispetto, veniva a trovarmi, a portarmi tutto, la mia donna che io ho sempre amato e amerò, la mia storia di Rosalia. Ecco Rosalia, è tornata al carcere a trovarmi, a portare notizie dei miei processi. Sì. Sono chiuso in questo carcere. Quando uno è in carcere è come se fosse morto. Tutti si sono dimenticati. Anche la mia bella Rosalia, che veniva a trovarmi, non mi ha scritto più. Aspettavo una lettera almeno. Rosalia è capricciosa e dispettosa. Per una sciocchezza non è venuta più a trovarmi. Adesso sì che sono solo. Prima avevo la speranza di Rosalia, era l'unica donna che mi portava tutte al carcere. Adesso sono solo, abbandonato come un cane. Cosa devo fare? Devo affrontare la vita disgraziata che mi ha condotto in questo carcere. Io oggi aspetto il postino passa una volta alla settimana, chissà se Rosalia si è degnata a farmi una lettera, chissà. La mia speranza è lei, Rosalia, io la voglio bene, chissà se porterà una lettera. Dovrebbe passare il postino. Dovrebbe passare il postino alle 10. Ah, cosa devo fare? La mia condanna è in questo modo. Ecco, è arrivata una lettera. È arrivata una lettera. Vediamo cosa dice. Finalmente. Una volta che vedo Paolo, vedo te. Perché il mio pensiero è rivolto a te
È vero che mi sposo il 15 di settembre, ma non ho avuto il coraggio di dirtelo in colloquio, perché io soffro più di te e sapendo che anche tu soffri molto, sarei scoppiata a piangere. Poiché ti ricordiamo sempre con la bambina, che tu ancora non conosci di persona, hai visto solo la sua foto e già sai che ci somiglia molto ed è molto bella, proprio come la sognavamo. Io spero sempre che tu un giorno esca, perché ci possiamo vedere e sperare di costruirci un domani, anche se sarò sposata. Perché Paolo è vecchio e soffre di cuori. Mancano ancora 20 giorni al mio matrimonio. L'avvocato mi ha dato ottime notizie ed io continuo a sperare. Ti penso sempre, la mia vita senza di te è molto triste, anche perché Paolo odia la bambina e la bambina non fa altro che pensare a te, anche se non ti conosce perché il sangue non mente. Ti pensiamo sempre tutte e due, ti amo Vito. Ti baciamo io e la bambina con la speranza di presto rivederci. Ciao amore. Cara Rosalia, sono passate 5 anni, ma io ti penso sempre. Non ti dimenticherò mai. Una sola donna ho amato al mondo e si chiama Rosalia. Ricordi i giorni che abbiamo passati insieme? Rosalia, il tempo è molto lungo per me. Aspetto ogni settimana di rivederti al colloquio. I miei giorni non passano mai. Rosalia, dimmi, cosa fai di bello? Mi pensi oppure ti sei dimenticata di me? Dimmi, la bambina cosa fa? Sta bene? Se mi pensa? Rosalia, io ho saputo del mio avvocato che fra giorni ti sposerai con Paolo e forse ti dimenticherai di me. Vorrei sapere se quando fai l'amore con Paolo, se troverai le soddisfazioni miei. Sono geloso perché ti voglio tanto bene. Ricordi la prima volta che abbiamo fatto l'amore nella campagna? Mi hai detto che vorresti una bambina, femmina. Ebbene, la grazia l'hai avuta. Assomiglia a te, ha gli occhi veramente stupendi. Rosalia, io penso il momento che ti sposerai con Paolo e io vorrei meglio morire pensando che tu andrai a finire a letto con lui, con Paolo. Io resto in questa maledetta galera, senza la mia donna. Il giorno che tu ti sposerai, io forse non resisterò alla mia gelosia di pensarti tra le braccia di Paolo e io mi ucciderò. Ti auguro tanta felicità per te e la nostra bambina. Rosalia, finisco di scrivere con la penna e mai col cuore. Ti amerò da qui all'eternità, assieme alla nostra bambina, il tuo affezionatissimo Vito. Non sai da quanto tempo aspettavo questo. Rosalia, finalmente sono a libertà. Non dici niente la mia bella Rosalia? E dove vai? Vieni qua. Ma questa è matta. Vieni qua. Dove scappi? Tu non puoi scappare dalla mia vita, perché tu sei incatenata alla mia vita, eh? Ti voglio bene, Rosalia. Voglio far l'amore, Rosalia. Ma questa è matta. Ma vuole scappare? Vieni qui. Ti prenderò. E quando ti prenderò, facciamo l'amore, Rosalia. Rosalia, vieni qua. Vieni qua. Dove vai? Ma cosa ci ha preso questa? Vieni qua. Rosalia, mi fai scherzetto, eh? Vuoi giocare? Rosalia, vuoi giocare? Va bene, io non ci sto al gioco.
Questa mattina questa vuole correre. Vieni qua, finalmente ti ho presa. Dove vai? Tu sai che non puoi scappare via dalla mia vita, perché tu sei legata alla mia vita. Sì, tu sei mia prigioniera. Rosalia, cosa facciamo adesso? Andiamo a fare l'amore, eh? Rosalia, non ce la faccio più. Andiamo a fare l'amore. Voglio fare l'amore, Rosalia. Ho scontato 30 anni di carcere duro. Io adesso sono a libertà con la mia bella Rosalia. Sei bella, fatti guardare, fatti guardare. Sei stupenda, sei straordinaria, sei accattivante, una donna di classe. Andiamo a fare l'amore adesso, eh? Dove mi porti? Dentro la stalla a far l'amore? Ah, proprio nella stalla devo fare l'amore. Abbracciami, stringimi forte. Stringimi forte da farmi soffocare. Perché mi hai portato dentro la stalla per far l'amore? Hai dei ricordi della tua fanciullezza, vero? Quando giocavamo insieme, ti ricordi, nella stalla? Ebbene, nella stalla adesso facciamo l'amore. Sei contenta? Rispondi. Sei emozionata, eh? Sei emozionata, sei diventata timida. Dai, Rosalie, facciamo l'amore, non la guerra. Dai, su, spogliati. Dai, spogliati, ho tanta voglia di far l'amore, Rosalia. Perché piangi adesso? Tu non devi piangere, sono uscito a libertà adesso. Spogliati, togliati le mutandine, dai. In un momento scorre come fai tu, ma non mi passa più. Sento che il cuore si è proprio innamorato, il cielo immenso per me risplende già. La vita è bella, adesso l'ho capito, sono felice, nessun mi fermerà. A tua di fronte le cose belle sono tante, ma quella al mondo che mi piace di più veramente tu. Sincera, credevo fosse un'avventura che in un momento scorre come fai tu, ma non mi passa più. Sento che il cuore s'è proprio innamorato, il cielo immenso per me risplende già. La vita è bella, adesso l'ho capito, sono felice, nessun mi fermerà. Acqua di fonte, le cose belle sono tante.